Si trova a poco meno di 100 ore di navigazione dalla Spezia, la Geo Barents, nave che ha a bordo 130 migranti, tra cui 49 minorenni e 22 donne. Lo scalo spezzino è stato indicato come porto sicuro. Stamane riunione in prefettura. Il punto con Cristina Carbotti. Potrebbe arrivare sabato nel porto della Spezia. La Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, col suo carico di profughi soccorsi in mare, starebbe viaggiando alla volta della costa ligure. Un porto sicuro, la Spezia, scelto dal Viminale con l'obiettivo di alleggerire i porti del sud Italia, ma distante circa 100 ore di navigazione dall'ultima posizione segnalata. Il fatto che ci sia un porto di destinazione sicuro non vuol dire che i migranti devono fermarsi in quel porto o in quella città o in quella provincia. A bordo dell'imbarcazione ora sono 130 i migranti, 69 soccorsi ieri, 61 oggi, tra questi 22 donne e 49 minori e un bimbo di nemmeno un anno. Sarà la regione a decidere la distribuzione sul territorio su indicazione della prefettura e parte dell'accoglienza dei minori potrebbe spettare proprio alla Spezia. Noi cercheremo come al solito di fare il possibile per aiutare il prossimo, chiaramente con tutte le problematiche che abbiamo, perché abbiamo tante emergenze in questo momento. Stamattina riunione convocata d'urgenza in prefettura per fare il punto sulla task force da impegnare nella prima accoglienza e definire con autorità di sistema portuale e capitaneria il luogo di attracco della nave. Già nel 2015 una nave con a bordo migranti era attraccata nel porto spezzino, la maltese Creta, con 424 persone salvate su un barcone alla deriva nel canale di Sicilia. Anche allora erano state organizzate al meglio le operazioni di sbarco, identificazione e visita sanitaria, secondo il protocollo coordinato dalla prefettura spezzina. Bisognerebbe riflettere sulle condizioni disumane in cui queste persone rischiano la vita e poi stanno da noi anni e anni ad aspettare un permesso oppure a vederlo negato. Giusto accoglierli e dare un po' di respiro ai porti più oberati dal flusso migratorio, il commento del presidente Toti. Qualche decina di migranti non saranno certamente un problema, dice, per la regione Liguria.